Temo che questo titolo, il posto di Venturi, sia stata colpa mia. Se non è stata colpa sua, è stata colpa mia. E dico colpa perché l'idea di posto, l'ideologia venturiana, non è che insomma siano due cose del tutto combacianti. Posto da un'idea statica e inappropriata del problema, di un approccio a questo tema, insomma. In realtà la cifra della presenza di Venturi nella storiografia italiana fu data fin dall'inizio da un tipo di storiografia che egli coltivò già dai suoi primi studi e che poi proseguì con molti arricchimenti, ma in una sostanziale coerenza di metodo e perfino di tematiche, salvo alcune grosse innovazioni, in tutto il corso della sua vita. Naturalmente dire continuità e dire coerenza non significa immobilità, assenza di dinamicità, assenza di svolgimento. Vuol dire qualcosa di più profondo, che resta in lui, mi pare, fermo anche sotto la superficie di tutti questi evidenti svolgimenti che furono suoi. A dirla in termini molto generali, era un tipo di storiografia fondato essenzialmente sulla storia delle idee. Le idee però considerate non come astratti principi di pensiero, ma come mobile e vivente materia della esperienza umana e sociale dei suoi protagonisti. Perciò la circolazione delle idee, il modulo storiografico forse più venturiano che a lui sia riuscito di formulare e che rende la sua relazione al congresso di storia del risorgimento di Trento del 1953, già ricordata da Liberati, particolarmente importante, la circolazione delle idee è sempre rimasta al centro della sua attività storiografica. Chi pensi all'eroe, consentitemi questo aggettivo che non è troppo generoso secondo lui, chi pensi all'eroica ricerca bibliografica e archivistica che animò il suo lavoro di storico, comprende immediatamente il senso e la portata di questa evidente centralità della circolazione delle idee nel patrimonio intellettuale e professionale che gli portava in quel lavoro. Non era però soltanto questo elemento concettuale e questo elemento della sua formazione intellettuale, questa risultante della sua formazione intellettuale, a sospingerlo nel suo interesse alla storia. A prescindere da vari altri criteri e idee, che pure meriterebbero di essere dettagliati e specificati, l'interesse alla politica e alle vicende e alle alternative politiche del mondo contemporaneo gli diedero un impulso ben più determinato, addirittura più determinante, anzi, se mi consentite questa forse piccola eresia, grande eresia, non so, un impulso addirittura primigenio del suo interesse alla storia, al passato. La politica, intendiamoci bene, la politica certamente non era per lui una generica forma di attività e in particolare non era per lui soltanto, tantomeno essenzialmente, quella che gira intorno al potere o ancora meglio per lui intorno all'esercizio del potere. La politica era per lui il nucleo estremamente complesso e assorbente delle questioni che concernono la vita dell'uomo come cittadino, come membro di una comunità politica.
cittadino, può essere anche suddito, insomma, come membro di una comunità politica più o meno istituzionale. Questa politica per lui comprendeva perciò, certo, anche il potere, anche l'esercizio del potere, ma comprendeva ideali e cultura, oltre che presenze anche corpose di altro genere nella vita sociale e nella lotta politica. Per Venturi poi, all'inizio, comprendeva essenzialmente il nodo viverino in cui le contrapposizioni di questi ideali e di queste presenze si ponevano nel mondo, soprattutto europeo, degli anni 30. E a questo interesse fondamentale, il suo interesse politico si riportò poi sempre, anche a lunga distanza di tempo, tanto da poter dire, semmai fosse possibile, non è tanto possibile, meno male, che per lui gli anni 30 non passarono mai, non furono mai interamente risolti. Perciò le scelte politiche costituiscono anch'esse un elemento forte, anzi fortissimo, primigenio, ho detto prima, della formazione del pensiero storico di Venturi, nel quale, anche questo ho detto, egli mantenne sempre una coerenza non minore di quella storiografica. Lo spontaneo orientamento al tema dell'illuminismo è rivelatore anche da tutti questi punti di vista. Le idee dell'illuminismo, come punto drammatico di rilievo nella storia del tempo, proprio per la discussione politica e culturale di allora, aveva assunto una certa importanza alla fine, tra la metà e la fine degli anni 30. Perfino storicisti che avevano espresso giudizi tranchant sulla forma mentis e sul credo illuministico ripensarono allora a questi giudizi e se non li rividero, se non li revisionarono, come si dice con quell'orribile verbo tanto di moda, almeno li riconsiderarono, cercarono di articolarli. Bertolucci lo ha dimostrato per esempio già Rizzo proprio nel suo saggio sull'illuminismo, nella considerazione di quegli anni. Proprio per la forte interrelazione genetica tra politica e interessi storiografici, non sorprende che la storia delle idee diventi nei lavori di Venturi tanto spesso una storia politica in piena forma, cioè a tutto tondo. Lo si nota in particolare nel lavoro sul populismo russo e lo si nota in molte parti, poi dirò dove, del Settecento riformatore. Io vorrei richiamare anche l'attenzione sui saggi, che non vedo ricordati spesso, raccolti nel volume Stadis in Free Russia, dove non a caso nella prefazione è richiamato il legame tra cosmopolitismo e libertà come frequente in Russia e si dice che, cito, la via alla libertà spesso attraversa le frontiere degli imperi. Dice anche che quella raccolta di studi si chiude con il suo necrologio di Lev Semyonovich Gordon, studioso sovietico di Voltaire dell'illuminismo francese, cito ancora, a testimonianza di quella ricerca della libertà anche nei tempi peggiori, anche nell'era di Stalin. Io per dire la verità non sapevo niente di questa via di Semyonovich Gordon, ricordato con che fu spiegato da quel necrologio e da lui stesso. E questa sequenza, Voltaire dell'illuminismo francese, uno studioso di Voltaire dell'illuminismo francese, l'oppressione staliniana, mi pare formare una sequenza che illustra in qualche modo appieno il nesso tra la sua predilezione illuministica e il suo incomprimibile interesse alla politica, indissolubilmente connesso
alla sua altrettanto incomprimibile passione per la libertà. Qui vorrei anche, se mi è permesso, rivolgere una modesta esortazione a non confondere l'interesse al comunismo come utopia. Questo Venturi lo fa fino alla fine, però lo fa fin dall'inizio, e lì ci stanno tutti, Campanella, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, non bisogna confondere questo interesse al comunismo come utopia, e l'utopia, voi sapete che per Venturi giustamente è considerata una forza storica, non è considerata un illusionismo banale, o almeno può essere una forza storica, non confondere questo interesse al comunismo con l'interesse al comunismo come socialismo reale, come marxismo attuato, come movimento insieme dei movimenti marxistici, socialisti, comunisti o di altra denominazione nel mondo contemporaneo. Questo secondo interesse al comunismo ha una genesi diversa da quella dell'utopia, non mi pare opportuno legare insieme le due cose. Questo secondo interesse è molto più legato alla vita vissuta, diciamo, di Venturi, alle sue impressioni, alle sue reazioni al mondo nel quale vivevo. E questo nesso tra predilezione illuministica, interesse alla politica e incomprimibile passione per la libertà, dico una banalità ma bisogna dirla, nei volumi del Settecento riformatore si avverte crescere in modo molto significativo a mano che dal primo si procede ai volumi seguenti. Qui vorrei dire che la storia politica che fa Venturi, partendo e trasformando questo suo centrale interesse per le idee, per la loro circolazione e per i protagonisti di questa circolazione, è una storia politica che ha un grado di capacità di generalizzare i temi di questa storia politica che andrebbe messa in maggiore rilievo. Proprio negli ultimi volumi, in qualche modo è stato già ricordato, di Settecento riformatore, mano a mano la storia delle idee si trasforma in vere e proprie storie politiche di complessi statali, di antiche tradizioni, e credo che questo versante della prassi storiografica venturiana meriterebbe un maggiore approfondimento. Vorrei anche precisare, in materia di storia delle idee, che questa storia delle idee non è mai, perciò circolazione, non è mai una storia soltanto delle idee nel pensiero di chi le pensa e neppure negli scambi che si possono avere tra singoli. È sempre una storia delle idee nella società, che a volte Venturi illustra più ampiamente, a volte illustra meno ampiamente, ma è sempre pensata nella sua generale proiezione sociale. Io credo che tutto ciò risalti e venga del tutto confermato dai suoi saggi di storia della storiografia, nel volume che sono raccolti in parte, nel volume Historien du XXe siècle. Anche questo volume è tenuto poco presente. Ma io credo che i tre saggi su Jaurès, su Salvemini e Menier, poi ce n'è qualche altro nel volume, ma mi pare che questi tre saggi dicano molto sul suo modo di concepire la storia, sul modo di concepire la storia a lui più proprio. E allora chiediamoci
Che cosa voleva dire, che cosa poteva voler dire questo nella storiografia italiana di quel tempo? Una storiografia che si legge adesso del resto, qualificata come cattolica, marxista, crociana, liberale, neoilluministica e compagnia bella. E una storiografia ritenuta molto ideologizzata, molto soggetta alla sua passione ideologica, che è in parte vero, ma è anche una critica eccessiva. Io credo che questo pregiudizio dell'ideologismo nella storiografia italiana maturata dopo il 1945-50 ci fa spesso sottovalutare lo spessore della nostra storiografia anche nel quadro europeo. Bene, in questo quadro comunque quello che faceva Venturi voleva dire proporre un modulo storiografico molto difforme dai Vangeli imperanti e anche differente da quella della storia politica di tradizione liberale, proprio per il suo insistere sul modo come intendeva la storia delle idee, non tipo Croce né tipo Amodeo, che pure egli apprezzava moltissimo, tantomeno in senso logico-filosofico, che egli non apprezzava tanto, detto tra parentesi, o nel senso banale e accademico in cui si intende per storia delle idee la disciplina così denominata. Lo faceva invece in senso conforme all'andamento sia della informazione che del dibattito culturale nel loro svolgersi storico. Da questa premessa derivava che la sua storia delle idee potesse di volta in volta diventare, come ho già detto, storia politica e perfino storia amministrativa, tu pure perfino quando discute di progetti o cose, oppure storia diplomatica, come avviene in più parti degli ultimi volumi di 700 riformatori, oppure storia del commercio librario, della censura e di quant'altro accompagnava la circolazione dei libri, considerati come veicoli delle idee. Venturi aveva la religione dei libri, li amava anche nella loro fisicità, ma non era un bibliomane, né era un bibliografo in senso stretto. Per lui il libro era il veicolo, come dicevo, delle idee, che come tale gli appareva da religiosamente tutelare e studiare. Questa storiografia poteva richiedere anche un'esposizione sistematica delle idee di cui si trattava, oppure soltanto una ricostruzione dei particolari aspetti o temi del complesso sistematico a cui ci si potrebbe riferire autore per autore. E Venturi pratica l'una e l'altra alternativa. Ancora richiedeva questa storiografia che non solo i libri, ma i giornali, le riviste, le comunicazioni epistolari e quant'altro si può richiamare in maniera, in materia, integrasse organicamente il lavoro suo di ricerca, nel quale poi, è vero, i giornali, le gazzette, i giornali, insomma le riviste, presero uno straordinario rilievo nell'ultima fase, ma non lo presero mai univocamente, non lo presero sempre come elemento di un contesto culturale e più generale ancora che soltanto culturale, che era quello che gli mirava a ricostruire. Tra l'altro va compreso in questo modulo anche il mondo delle associazioni o simili altri fenomeni come i circoli. Non era ancora la sua la prospettiva della civiltà, della conversazione o dei salotti, quello secondario, insomma, però lo scambio anche orale e diretto delle idee comprendeva per lui tutto un vasto mondo di relazioni umane e io credo che in ciò la sua esperienza biografica, tanto intesa
allo scambio orale e diretto delle idee, lo guidasse molto, lo suggestionasse e lo ispirasse molto. Io potrei proseguire, ma no. Ad esempio, non mi risulta che sia stata affrontata la questione del se e del quanto e come la visione che Venturi ebbe dei lumi, tutto il Settecento riformatore, e degli albori del Risorgimento, per cui polemizzava con i risorgimentisti e si ribellava a tutta una tradizione di storia risorgimentale, implichi una più generale visione della storia d'Italia. Io credo che questa più generale visione della storia d'Italia in lui ci sia, almeno in luce, e il lavoro già richiamato sull'Italia fuori d'Italia, che è tutto un parlare più dell'Italia che dell'Italia fuori d'Italia, a ben vedere, fornisca già elementi in questa direzione. Però già quello che ho detto basta, mi sembra, a scorgere in Venturi uno storico che nella storiografia italiana del suo tempo non ebbe soltanto un suo rilievo indiscutibile, che va al di là stesso delle straordinarie ricerche e approfondimenti di cui gli siamo debitori per il tema dell'illuminismo e delle riforme del secolo XVIII o per gli altri temi storici che egli trattò. Egli infatti non diede soltanto un esempio memorabile e fra i migliori di intima connessione e sinergia storiografica della ricerca e delle tematiche italiane nel quadro di quelle della contemporanea storiografia occidentale. Non che egli pensasse sempre tutto il bene della storiografia occidentale, anche storiografie molto alla moda, dalla metà degli anni 50 in poi, suscitavano le sue critiche e le sue riserve, né egli si rassegnò mai a quella specie di supplenza a tempo pieno della storiografia ad opera delle scienze sociali, scusami, che ha caratterizzato tanta parte della nostra storiografia. In effetti egli ci ha dato pure un insegnamento inoblibile di come e quanto le individualità e la vita civile e sociale, come vita della cultura e della politica, nella quale le persone vivono e operano, abbiano una centralità storiografica che, se anche la trascuriamo per altre esigenze o illusioni storiografiche, tornano poi sempre fatalmente a reimpulsi in questa loro centralità. Un insegnamento che, se si pensa agli storici italiani di maggiore rilievo del suo tempo, da Chabot a Romeo ad altri, e se si pensa al suo diuturno rapporto che ho i maggiori storici contemporanei, italiani e non italiani, e alle sue posizioni, come ho già detto, rispetto alla moda delle scienze sociali e come epifania dei più invidiosi veri storiografici, dimostra pure che Venturi non fu affatto un lupo solitario, come spesso qualcuno indulge a considerarlo, o si dà l'aria di considerarlo, ma visse anche sul piano storiografico nel pieno del suo tempo e ne rimane un esponente tanto rilevante quanto di non peritura attualità per il suo insegnamento, ancora di più che per lo straordinario valore delle sue ricerche e dei suoi studi.